Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuzz. Oggi parliamo dei cani dei Longobardi. Bene, prima di entrare nel cuore dell'argomento, vi ricordo come sempre che potete seguirci su Facebook e su Instagram per essere aggiornati sui nostri piccoli progetti e sulle quotidiane attività. Trovate i link nel banner del canale YouTube. Allo stesso modo, se foste interessati a supportarci nei nostri progetti un po' più ambiziosi, come quello della Grubenhaus nel bosco e di altri progetti che stiamo affiancando a quello della Grubenhaus, il forno, un altro tipo di capanna, staremo a vedere come andrà l'anno, ecco, per questi potete trovarci su Patreon, vi lasciamo il link in descrizione e è sempre anche sul banner. Bene, partiamo. L'argomento di oggi, quello dei cani, è un argomento molto sentito nella cultura contemporanea, gli animali domestici, cani, gatti, e spesso ci si pone il dubbio di come potesse essere il rapporto con questi animali in altre epoche storiche. Ecco, quando parliamo di Longobardi, la figura del cane traspare sia dalle fonti che letterarie che dalle fonti archeologiche. Ci sono quindi due modi per affrontare il tema del cane nel mondo longobardo. Uno, dicevamo, quello più letterario. E in questo caso si va quindi ad analizzare il corpus legato all'Historia Longobardorum, ai vari riferimenti mitici nascosti al suo interno, dove alcuni autori, soprattutto verso la fine del XX secolo, hanno voluto vedere dei riferimenti a un culto canino legato alle radici pagane longobarde e quindi alla questione dei cinocefali, i guerrieri con la testa di cane. Vi ricordo che nella playlist con i racconti ci sono anche ovviamente i racconti dei cinocefali. Hanno voluto vedere un rapporto con Freya, la compagna di Godan, letta come dea cagna, utilizzando delle attribuzioni proprie del mondo norreno, e quindi tutto un susseguirsi di riferimenti canini nella storia mitica longobarda. Ecco, a noi oggi questo interessa un pochino di meno, interessa un po' di più forse, almeno per come abbiamo intuito essere strutturato il pubblico del nostro canale, e il dato più materiale. Quando vi parliamo delle nostre ricostruzioni, vi diciamo sempre che la nostra fonte sono le tombe, sono le necropoli principalmente, e gli studi che gli archeologi hanno svolto sui dati e sui reperti ritrovati in queste necropoli. Lo stesso vale per i cani. Non abbiamo tantissimi esemplari, ma il fatto stesso di averne ci fa capire che l'importanza del cane nella cultura longobarda doveva essere, e in quella alto medievale in genere, doveva essere non secondaria. Abbiamo tre grossi casi di sepolture canine riconducibili a contesti strettamente longobardi. Quelli meglio documentati sono quelli legati a Testona e a Povegliano. In particolare, la differenza morfologica fra le due tipologie di cani presenti nei due siti è molto interessante. Partiamo da Testona. A Testona i due cani sono diversi per proporzioni, uno è un po' più grande, uno è un po' più piccolo, e il più grande mi pare che sia alto circa 54 cm al garrese, più o meno, e sebbene mostrino entrambi una morfologia del cranio che li fa assimilare, con i debiti distinguo e dubbi, perché buona parte delle ossa non sono state recuperate, delle ossa lunghe di uno dei due, e ovviamente sono in condizioni di conservazione precaria, ma insomma fanno intuire che si vada verso un simil molossoide di qualche tipo. Al contrario, a Povegliano incontriamo una tomba molto particolare, slegata completamente, Povegliano veronese, slegata completamente dall'accoppiamento con tombe di esseri umani. In questa tomba troviamo un cavallo e due cani. Non ci focalizziamo sul cavallo perché non è il tema del video, ma vi lasciamo il link a un video sugli animali totemici girato insieme al Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia del Friuli, che mostra anche la sepoltura di Povegliano. Ecco, dicevamo, i due cani in questo caso invece sono molto simili per proporzioni e per età, piuttosto giovani, 64 cm al garrese, cani piuttosto grandi, e la loro struttura ossea sembra indicare l'appartenenza alla tipologia del levriero.
Lungi da noi dire che i levrieri sono i cani dei Longobardi, abbiamo troppo pochi dati a riguardo. Ma l'attenzione per questi due cani, così ben deposti in un contesto strutturato, col cavallo al centro, loro lo affiancano, e la standardizzazione delle caratteristiche, se vogliamo, a differenza del caso citato prima, dove invece ci sono delle differenze di misure piuttosto evidenti, lascia intuire che ci fosse una grande attenzione verso questa tipologia di cane. Ora, per chi non ha familiarità col mondo cinofilo in senso lato, teniamo presente che le razze come le intendiamo noi oggi sono una standardizzazione recentissima e che anche nell'ultimo secolo chi ha la possibilità di osservare le foto di cani d'epoca noterà come in realtà le caratteristiche che noi oggi attribuiamo a determinate razze si siano accentuate o smussate nel corso dell'ultimo secolo. Di conseguenza non dobbiamo immaginare che i cani dei Longobardi fossero selezionati come oggi noi selezioniamo le razze, soprattutto da un punto di vista estetico, ma probabilmente c'era una selezione funzionale. La presenza di questi due grandi levrieri di grossa taglia lascia intendere che fossero degli animali specializzati e il levriero, per quanto oggi noi lo si ritenga principalmente un animale da corsa, è soprattutto un cane da caccia. Un cane da caccia che però è inutile se si caccia col fucile, con la polvere da sparo, mentre è un ottimo compagno alla pari se si caccia con tecniche tradizionali. Ecco allora che cani di quelle dimensioni, con quelle tipologie, lasciano intendere che appartenessero a qualcuno che si poteva permettere la caccia non solo come fonte di nutrimento, ma anche proprio come questione di status sociale. Possiamo quindi dire che i cani dei Longobardi probabilmente erano vari per tipologia e morfologia, e quindi anche per funzione e applicazione delle loro specifiche caratteristiche, ma che forse Povegliano ci lascia intendere che levrieri, grandi o giganti, fossero quelli più legati al censo più elevato della popolazione longobarda. Chi di voi segue la Fara da prima di YouTube saprà che noi abbiamo sempre avuto cani in associazione e ci accompagnano agli eventi. Alcuni sono dei meticci pastorini molto operativi, super simpatici e sociali. Un'altra caratteristica invece dei cani che abbiamo sempre avuto con noi è stata quella di avere degli Irish Wolfhound, dei levrieri di taglia gigante, attualmente i levrieri più grandi sulla piazza, la cui antichità è discussa, ma che hanno sicuramente dei tratti rustici e arcaici. Ecco, chissà che il fenotipo dell'Irish Wolfhound, magari appunto con proporzioni più piccole, vista le altezze algarrese degli esemplari di Povegliano, non possa essere un buon esempio di come dovevano apparire i cani longobardi. Altri studi hanno approfondito la presenza di sepolture canine in contesti altomedievali europei in genere. Vi lasciamo alcuni link in descrizione dove potrete vedere che in effetti la sepoltura di questi animali da soli o al fianco degli esseri umani è una costante soprattutto fra il VI e il VII secolo, indicando un momento in cui probabilmente a livello culturale la percezione dell'importanza del cane come strumento, ma forse anche come compagno di vita, era particolarmente sentita. Vedete nella mappa che è assolutamente sparsa in maniera disomogenea, ma molto vasta su tutto il continente. Bene, speriamo di aver così dato una chiave di lettura al tema dei cani in epoca longobarda. Alla prossima e mandi!